Ti chiami? Goga Maximilian. Dove sei nato, Maximilian? Sono nato a Durazzo, 10-12-53. E da quanti anni sei in Italia? Da 97, diciamo, abbiamo 20 anni. Sei cittadino italiano, cittadino, no? Cittadino italiano da più di 5 anni. No, 8. 8 preciso, anni, sì. Già, ma... Da 8 anni. E sei ho fatto Toscana. Laurea di ingegneria meccanica e anzi l'ho fatto anche riconoscimento di titolo anche qui a Pisa. Ingegnere meccanico? Sì, del 2007. E lavori nell'industria metalmeccanica? Metalmeccanica. Sei l'unico che lavora? Il lavoro, sono unico e il lavoro è tempo determinato con l'agenzia, a volte sì, a volte no. Sei l'unico che lavora in una famiglia di quante persone? Sono 5 persone, no? C'ho mio socio e la suocera che anche loro guadagnano, diciamo, c'hanno un po' di assistenza sociale che aiutano, se no non hanno, ci siamo. Hanno un assegno perché sono l'assegno sociale sì. Perché sono invalidi. Sono invalidi, uno 100% che è mio socio, il socio è 99%. Diciamo, 99%. 60%. Tu sei in Toscana dal 2000? Io sono da 2000-2001 circa, perché dipende come... Sono arrivato al 2000 in Toscana, per prima volta, diciamo... Diciamo stabilmente dal 2001, con però un'interruzione... Interruzione del 2012, per un anno, 2013-2014 sono rientrato... Per lavoro. Dovevamo partire il lavoro in cantiere e poi la ditta non ha vinto diciamo, il concorso e è fallito, anzi perché è morto il proprietario e siamo rimasti anche noi a mezza strada. Allora, questa casa è molto piccola. E 44 metri, certo 5 adulti, c'ho la mia figlia che ha 30 anni, che dorme lì nel divano. Assieme a voi? Sotto i piedi, perché si dorme anche noi. C'è una camera, un cameretta di 9 metri quadri e lì allora, sono due, tutti e due, mia socia che sono tutti e due invalidi e ha un lettino di questa di ASL, diciamo che è un bel largo, ma e poi l'altra non si muove neanche, i corridoi sono piccoli. E, non è possibile di fare niente. Non c'è spazio per muoversi, nemmeno per poter fare l'assistenza che serve. E poi c'è un problema, sono portatori di... sono tuo suocero ha preso di, un microbo, di microbi, no? Sì. Di Klebsiella e un altro... Sì. Di Bauman. Che sono appunto tipiche sono, delle... Allora, sono contagiosi per questa che sono, anziani e bambini. Poi anche voi lei, avete nipotini, diciamo, no? Sì, abbiamo nipotini, qui viene, lo mettiamo qui, perché mia figlia deve andare a lavorare, lavora qui all'aeroporto di Pisa. Serve una casa un pochino più grande. Almeno una stanza. Naturalmente in più. Serve più, non è che diciamo si pretende tanto, ma deve essere almeno sistemato in comodo più adatto per loro che quindi sono. Quindi magari un ascensore e anche per noi che si vive con loro, non è che quindi bagno più grande, un po' l'ascensore. Bagno più grande. Sì, ascensore sì, questa è ovviamente che molto necessità per il bar, perché non ce la fa, scende la scala ma non riesce a salire, certo. Mia socia. Il fatto che il bagno sia piccolo e non ci sia l'ascensore, che problemi comporta? Problemi perché noi, loro hanno un carrozzino, di nuovo il carrozzino in questo modo di bagno non possono entrare. E poi ho detto che le scale sono in difficoltà in questa maniera stretta e poi sono una ventina di scale che non ce la fanno a scendere. E difficoltà di pronto soccorso quando arrivano, come mai qui non si muove, come mai è così, non è che deve fare il miracolo, diciamo.
ho parlato con l'assessore di comune, eccetera, mi danno ragione, sì, ha ragione, ma finora nessuno. Perché dicono, ma non hai 5 anni consecutivi, diciamo, a Pisa. Che questa, diciamo, questa legge è uscita nel 2015. La legge Saccardi. Io sono entrato nel 2014. Come facevo a sapere che nel 2015 doveva essere questa legge, certo, che mi colpisce in questa maniera, ma non a me? Perché io, grazie a Dio, sono sano, ma per loro. Certo. Loro che sono anziani, che non riescono a parlare, non riescono ad affrontare, non riescono, diciamo, non li sente nessuno. Quindi se ci fosse lo spazio per muoversi sulla carrozzella, se, per esempio, le piaghe da decubito, piaghe, sarebbe, certo, meglio, certo, sarebbe un miglioramento. C'ha le piaghe che sono, le piaghe non sono chiuse da quando sono cresciuti, perché a stare a letto, certo, solo a letto, alzare almeno. Allora, anche i tuoi suoceri sono da molti anni in Italia, sono da 19 anni in Italia, sì, e da quando sono ammalati richiedono un'assistenza continua, tanto che tua moglie Lida ha dovuto smettere di, sì, di lavorare. Ma soprattutto c'è un problema legato a questa casa di un'emergenza sanitaria, giusto? Perché loro hanno malattie come KPC, eccetera, sono i microbi che sono contagiosi per quando si riguarda un'età di anzianità e i bambini. Allora, la richiesta nostra era di sistemare, diciamo, questa situazione sanitaria. Se eravamo sani non era, capito, una, certo, richiesta. E la richiesta è quasi 2 anni che sta nell'assistenza sociale. Certo. E finora non abbiamo risposta, diciamo, data, una risposta precisa. La risposta era questa, che poteva entrare nell'emergenza sanitaria, diciamo, emergenza abitativa, però non c'hai 5 anni consecutivi, era questo il discorso che abbiamo fatto prima. Quindi tu sai fare dei lavori, per cui anche, per esempio, se la casa fosse un po' da sistemare, tu potresti fare anche, sì, dei lavori, certo, di edilizia, di manutenzione, qualunque cosa. Basta, cioè, che mi danno qualcosa, io lo faccio, lo faccio miracoli. Ok.